Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci buttiamo nel mondo inesplorato del risparmio e lo facciamo con Makeup Revolution. Makeup Revolution, ragazzi, vi piace tantissimo, quindi appena l'occasione ghiotta io corro e provo sempre tutte le cose nuove di Makeup Revolution che mi sfiziano, che vi sfiziano. Non vi dirò più di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, perché basta, fatelo tranquillamente se lo volete fare, se no fa niente. Ero in vacanza, ragazzi, causa cambio dell'indirizzo mi sono sentito con Maki Beauty, che mi ha detto: guarda, sono uscite delle novità, se le vuoi provare sul nostro store fai incetta, olio che dite, prendi quello che vuoi. E sono tornato, ma è al contrario, io apro le scatole al contrario. Mi hanno mandato questa box che è un gifted, per essere chiari e trasparenti con tutti, quindi è una cosa che mi hanno mandato, che non mi hanno chiesto di, non mi hanno detto di farci nulla, sto facendo io tutto spontaneamente, non sono stato pagato né in collaborazione, zero. Mi hanno fatto scegliere delle cosine, raga, poi mi hanno mandato un sacco di cose nuove, perché poi parlando io ho detto appunto che avrei voluto fare un video con tutte le novità idratanti di Makeup Revolution, quindi la cosa è piaciuta anche a loro. Innanzitutto ringrazio Maki Beauty per questo invio. Qualora voleste comprare delle cose che vedete qui in video o semplicemente qualcosa che hanno nel loro store, ho un codice sconto che non è affiliato, quindi semplicemente per voi, se volete risparmiare il 10% e provare qualcosa su tutto il loro store, quindi su Jeffrey, Nabla, qualsiasi cosa, è Maki Luca, ed è attivo fino al, non mi ricordo, al 31/10 alle ore 23:59, quindi anche per Halloween potete fare il vostro acquisto splatter. Ma ora che proseguiamo col video vi faccio vedere le cose che ho mi sono fatto mandare. Ovviamente, ragazzi, sono presenti tutte le novità della linea idratante che ho pensato di provare per voi, quindi questo qua è il mese dell'unto e bisunto. Parto subito con questo qua, che secondo me è un ottimo primer idratante, che è il Super Fruit Extract di Makeup Revolution. Se non è la prima volta che inciampate sui miei video, sapete che è uno dei miei primer prefe assoluto e sa di biscotti. Mi zoomo come sempre un pochettino così vedete bene la situa. Eccoci qua, partiamo subito dal fondo, che è il Revolution Conceal and Hydrate Radiance Foundation with Hyaluronic Acid, quindi con acido ialuronico, da un medium a un full coverage. È liquido e è idratante con un finish radioso. È molto simile come pack a quello precedente. L'altro ce l'ho adesso in una situazione di cluttering che poi vi spiegherò perché. Ha forse il tappo più alto e l'etichetta rosa, e viene con un pump. È già sporco, raga, perché sì, io lo sto usando perché a suo giro volevo dirvi bene cosa ne pensavo senza first impression. Quindi lo vado ad applicare. No, pennello, perché per quanto mi riguarda non voglio strisciate da zebra. Dimenticavo, le colorazioni di questi non sono corrispondenti alle colorazioni dell'altra formulazione, e ho preso la F10.2 più o meno per matchare il colore che ho adesso. È leggermente rosino, però andremo a fare prima questo lato e poi l'altro. Allora, questo qua è il risultato con una prima passata. Come potete vedere è oggettivamente radioso, è abbastanza sottile, la colorazione ossida, è un po' più chiara di quella che ho io, però mi sono dovuto matchare online, non mi sembrava il caso di prendere 800 colori e rinunciare ad altre cose, quindi tutto sommato va bene così. Per il mio gusto personale non andrei a fare un secondo strato, però avendolo provato non è così tanto raffinato, non è una formulazione super sottile la seconda passata, ecco. Secondo me ci sono fondi idratanti come tipo quello di Anastasia, che vi lascio il link al video qui sotto se non l'avete visto, che è molto più sottile rispetto a questo. E anche però che questo lo pagate 9-10 euro, avete all'interno 23 ml, che non è male, un pao di 12 mesi, mi sto ricordando ora, quindi ve lo dico ora. Però secondo me non è una texture super sottile, quindi direi che è un medium coverage e lo potete stratificare a seconda del vostro gusto. Io preferisco di no. Adesso vado a fare l'altro lato. Passiamo ai concealer, sono questi qua, Conceal and Hydrate, nella colorazione C85, che è troppo gialla e troppo chiara, e C14.5, che per fare contour non è così scura, è molto calda, quindi li mischierò insieme perché qua ho completamente sbagliato e andrò a fare concealing. Anche questo dovrebbe avere un prezzo sugli 8 euro con 13 grammi, quindi questo qua è la size grossa. E
anche lui non viene con la pompetta ma con l'erogatore da concealer come nell'altra versione, e devo dire me l'aspettavo leggerissimamente più idratante, cioè io non lo vedo così idratante. Se l'ho lasciato asciugare molto, secondo me è anche un pochino difficile da sfumare e non è poi così coprente. Diciamo che questo non mi fa impazzire, questa scena è molto bella, mi rendo conto. E lo vado immediatamente a fissare con questa qui, che non mi aspettavo di ricevere, che mi hanno mandato, la Loose Setting Powder Conceal and Fix. Io utilizzo la Medium Yellow. Questa qua non mi piace, raga, perché non è levigante, è normalissima, anzi quasi segna, ed è difficilissima da far uscire da qua. Non lo so, raga, è veramente molto molto scomoda da estrarre e si infila tutta nelle griglie del tappo e la trovo molto molto asciutta, secca. Non so, provo a farvi vedere qua un attimino perché purtroppo secondo me ha guastato la base. Mi ha fatto proprio sembrare un gomito di un elefante. Passiamo secondo me alla vera parte succosa, ovvero le palette viso, raga. Sono tutte queste qua, me le hanno mandate. Una per l'highlight, una per il bronzing, che questa è secondo me la rivoluzione, una per i blush e una mista bronzer e highlight. Faremo un mischione di tutto. Vado per la prima, che è questa qua. Hanno tra l'altro un bellissimo pack, la 4K Bronzer Powder. Ci sono due tonalità. Io ho scelto questa qua, che è la cool, perché sapete che io adoro fare contour con gelato ghiacciato sul gelato, quindi grigio. Secondo me queste sono proprio delle colorazioni super iper ultra adatte e veramente rare da trovare in giro. Cioè, voi non potete capire quanto io ami queste ombre, cioè sono super naturali, super vere, ed è secondo me difficile trovare quattro cialde così. Vado a leggermente riscaldare con questa qui, proprio un pochino qui giusto per fare effetto carota, Sculpt and Glow Desert Sky. Se quella di prima era completamente opaca, questa qua è tipo leggerissimamente satinata, di fatto non vado ad aumentare. Vado poi con questa qui, che è la 4K Blush Palette nella colorazione Peach. Qua ce ne sono tre, Peach, Pink e Mauve. Io ho preso la Peach, che è secondo me fantastica, super bella. Questa qua è illuminante. Io penso che andrò a fare un mix di questo e questo. Allora, sono tornato con le brows perché mi sentivo assolutamente un cerone incompleto e direi che è il tempo, raga, di più illuminanti che sentimenti, lo sapete benissimo, a una certa della giornata del video arriva quel momento ed io sono qui per questo. Vi faccio vedere questa qua, che è la 4K Highlighter Palette, è nera rispetto alle altre. Questa qua è la colorazione Rose Gold, che è assolutamente un dupe di quella di Huda Beauty, se potete vedere qui, spero si veda, sì. Però sono, raga, incredibili, cioè non so se io poi me li faccio sempre in una posizione molto comoda, non so se è chiaro, sono prestati veramente poco, quindi si arricciano un pochino, ma hanno una luminescenza incredibile. Penso che utilizzerò quello che vi ho appena fatto vedere, questo qua, che è il nulla, questo, che è il secondo, sugli zigomi, mentre sul naso voglio andare a provare quello dell'altra palettina, che è questa qua, la parte appunto illuminante è questa. Cioè, come mi posso muovere? Come pretendo di muovermi? Non lo so. Che dire, stelline, ho aggiunto questo qua, che è una tonalità, dove sta? Questa, che è una tonalità leggermente duochrome, per aprire l'impianto fotovoltaico Enel. Vi devo dire, ragazzi, assolutamente bomba. Sono meno secche di quelli che ho provato in precedenza nell'ultimo video, che avevano tipo la palette completamente riflessata oro bronzo in base alla tonalità scelta. Quelli lì erano molto secchi, questi sono meno secchi, però non sono i più idratanti. Adesso vado con questo qui.
Sono scioccatissimo, raga. Questo è anche forse meglio di quelli della palette, perché è anche leggermente più sottile, ma molto molto più. Infatti non me l'aspettavo assolutamente. Ho deciso di metterlo al top dell'altro proprio per vedere. Forse è un pochino chiaro da sopra il mio colore di carnagione abbronzato. Arriviamo verso la fine e mi hanno mandato questi tre lipstick, quelli della collezione Miao, quelli della palette che vi ho fatto anche vedere in compare con quella di Huda, e ho Thirst, Stiletto e Velvet. Penso che andrò ad utilizzare Stiletto. Questi qua, raga, come pack, so che quello è bucolico e questo qua è leopardato, però non so, mi ricordano un botto i bucolici di Erichiova per Cosmify. Don't know. Ed eccoci qua, ragazzi, con tutta la situa apparecchiata in fiera e finita. Spero che il risultato finale vi piaccia. Qualche considerazione da dare: innanzitutto Stiletto trovo sia un super bel colore, mi è piaciuto un sacco perché la punta era molto rigida, mi ha permesso di essere molto preciso ed è stato anche molto semplice da stendere, da applicare senza sbordare. Io ho molta paura del rosso perché di solito mi arriva fino a qua, quindi qua tutto bene, molto pieno, confortevole. Ovviamente è transfer, raga, è inutile che ve lo dica. Il concealer Nigel Foundation mi è piaciuto, penso che la loose powder sia la cosa preferita da quando sono in culla, perché ha rovinato completamente tutto, ha tirato differenze di colore tra la zona dell'under eye e quella del fondo e ha steccato troppo. I concealer, raga, sono secondo me carini assolutamente per la mia tipologia di occhiali, non sono per nulla coprenti, secondo me c'è molto di meglio, ecco, senza troppi giri di parole. Con mia grande sorpresa, le face palette tutte e tre le tipologie sono state veramente la cosa di questo video, e se siete indecisi, avete un piccolo capitale da spendere, non sapete che cosa comprare, secondo me conviene provare queste perché sono super complete, versatili, costano neanche 8, 9, 12, non lo so, sono pazzeschi veramente. Sono la bronzer cool, sia i blush sono assolutamente morbidi, burrosi. Quando ho fatto gli swatches nelle storie ero, oh mio dio, è burro. E poi, raga, questa qui col pack gold, secondo me l'highlighter è allucinante, quindi io devo dire la verità, di tutto quello che c'è qui coprirei assolutamente queste qua e questa. Siamo arrivati alla fine della fiera, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo guardato, ricordate di lasciare un commentino e un like, iscrivetevi qui sotto nei commenti qual è la cosa che vi ha spettinati di più. Raga, io potrei continuare a fare così per 20 minuti, tipo i video in loop di Albaro dove urla, io così. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo.